Questo riff 24 mi piace molto perché lo trovo molto musicale. Per suonarlo bene dobbiamo avere una buona lettura ritmica e soprattutto andare a piazzare bene, come suggerisco nel metodo, le mani, il pollice e lo strappato sulle giuste corde. Perché qua, dopo aver fatto il fa con l'ottava bassa e l'ottava alta, è importante che il pollice scivoli giù e vada a mettersi sulla corda di re, appoggiandosi e facendo poi prendere lo strappato della bemolle con l'indice della mano destra al tasto 1 della corda di sol. Quindi io devo familiarizzare con questa cosa. Dopo aver suonato il sol strappato, quindi con l'indice, vado col pollice su questa corda e l'appoggio facendo questa ghost note. Di risposta, quando sale la mano, vado a strappare il la bemolle. Ok, questi qua sono sedicesimo e ottavo puntato. Questa nota rimane lunga per finire il secondo quarto. Dopo ricadiamo sul fa, il pollice è già qua perché ha appena suonato la ghost note, ricadiamo sul fa. Qua, dopo aver fatto il fa per un ottavo, vado di nuovo su col pollice, questa volta sulla corda di la. Qua dovremmo fare questa cosa, cioè due ghost note sulle corde di la e di re. E dopo, cosa non tanto usuale, perché verrebbe da strappare questo mi bemolle che c'è dopo sul quarto quarto, invece ci vado col pollice. Non è usuale perché io il pollice l'ho appena messo sulla corda di la e ho appena strappato la corda di re. Però proprio per fare un incastro ritmico devo imparare a fare questa cosa in velocità e ha un effetto secondo me molto bello. Quando c'è una parte più difficile tecnicamente o che richiede più attenzione, cerca di estrapolarla e partire da quello, cercare di dominare quella tecnica, quel movimento, e poi lo va a inserire nel contesto di tutta la battuta. Quindi se all'inizio fatichi con il ghost più la bemolle, lo provi un po' di volte. Se fatichi con le due ghost e il mi bemolle fatto in tab, parti molto lento. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Piano piano lo acceleri. Memoria muscolare, abitui la mano a fare un certo movimento e poi riuscirai a raggiungere delle velocità che all'inizio non ti sembrano possibili. Vedrai, ce la puoi fare. Nella seconda battuta l'inizio è molto simile alla prima, fino al fa appoggiato con il thumb. Ok, qua diamo il fa, poi c'è una pausa di ottavo che va a finire il terzo quarto, mentre spostiamo un po' la mano e in levare di sedicesimo, attenzione qua alla lettura ritmica, andiamo a fare un pull off tra il do e il si bemolle strappandolo con l'indice. Dobbiamo sempre contare questo un all'inizio, che però è poi non un levare di ottavo ma è un sedicesimo. Infatti questo si bemolle poi si prolunga, diventa un ottavo per finire il quarto quarto. Proviamo a suonarlo lento insieme. Il metronomo, la batteria, proviamo a metterla a 70. 1, 2, 3 e 4.
bellissimo. Mi raccomando, non preoccuparti se alcune note magari che sono ghost ti vengono reali, se all'inizio non è pulitissimo. Piano piano poi lo pulirai, tipo all'inizio. Se questa ghost qua ti viene un po' suonata, non fa niente. Poco per volta poi andrai a controllarla e migliorarla. All'inizio è proprio importante piazzare bene le dita, quindi la mano destra, e poi con il tempo andrai a migliorare il suono e il controllo della singola nota. Grazie per aver visto il video fino alla fine. Mi raccomando, vai a dare un'occhiata ai miei lavori. Ci sono tanti book di tanti generi, stile. C'è quello sulla pentatonica, il double thumb, altri sullo slap, blues e tanto materiale, tutto a un prezzo molto accessibile, penso. Ci vediamo al prossimo video, ciao, a presto!